quartiere per questo riconoscimento, ma soprattutto io lo ritiro, ma è per le volontarie e i volontari che hanno fatto servizio che lo prendo, perché senza di loro ciò non sarebbe stato possibile. Il nostro paese, come ha detto prima il capitano Tommaso, vive di associazionismo, le associazioni vivono con i volontari, senza i volontari niente sarebbe possibile. Siamo una comunità di 2600 abitanti, ci sono oltre 25-26 associazioni tra quartieri, misericordia, house e quante altre. Forse la misericordia è quella come numero di volontari attivi, diciamo una la più grande, però è importante il lavoro e l'opera di tutti, anche chi avesse un'ora di tempo e la volesse dedicare non a noi ma anche ad altri, lo faccia, perché poi dopo, quando è stato bene, vedrà quando ha fatto del bene, non sta bene chi lo riceve ma sta più bene chi lo fa. Quindi mi raccomando, non lasciate l'associazione. Grazie. Buonasera a tutti, ma scusate perché c'ho la voce, purtroppo ho un problema mio. E come ha detto Carlo giustamente, queste associazioni fanno un bel lavoro, non ci siamo mai fermati, e questo ha fatto sì che praticamente il paese ha risentito meno di qualche altro paese nostro vicino. E abbiamo fatto tanti viaggi, abbiamo servito tante persone, sia il costo di accompagnarle a fare la spesa, sia per le visite ospedaliere e tante altre cose. Io quel che ha detto Carlo lo condivido in pieno, perché praticamente quel che ha detto lui dovrei dirlo anche io. E niente, io vi ringrazio tutti anche per questo riconoscimento. Praticamente mi ha detto Carlo ancora che noi senza i volontari non siamo nessuno. Io parlo anche come volontario, perché come prima persona mi sono mai fermato, e questo ne sono orgoglioso, perché quando uno ha svolto un servizio ci pagano bene, perché un bel grazie alla persona che ha bisogno è una cosa grandissima, non a prezzo. Sicché io sono orgoglioso di fare il volontario. Grazie.